Saluto a tutti i telespettatori di Gilda TV. Siamo giunti ormai all'inserimento in ruolo, all'emissione in ruolo di 102.734 docenti. Certamente questa è la parte della legge 107 del 2015, detta legge della buona scuola, che è parte gradita anche a tutti i sindacati, che ritenevano necessario l'inserimento in ruolo in una programmazione magari anche pluriennale di tutti i precari, cioè l'esaurimento in sostanza delle graduatorie è diciamo, una parte del disegno di legge della buona scuola che è cosa gradita. E si è avviata immediatamente la macchina delle immissioni in ruolo, tanto è che in queste ore, in questi giorni, già alcune regioni hanno fatto le immissioni in ruolo per quanto riguarda la fase zero, che riguarderebbe il turnover, cioè circa 36.000 immissioni in ruolo, 36.627 immissioni in ruolo di posti vacanti, che sono dati per il 50% alle graduatorie di merito dei concorsi, dunque su scala regionale, e il 50% alle graduatorie invece esaurimento, le cosiddette GAE. Questa fase 0 ci teniamo a specificare che è una fase che rientra nella vecchia pratica delle emissioni di ruolo, quelle che fanno capo al testo unico, all'articolo 399 del testo unico, per cui diciamo una immissione in ruolo che riguarda solamente il turnover. Poi c'è una seconda fase, che è la fase A, dei posti residuati, che più o meno saranno 10.849 immissioni in ruolo di docenti, più magari qualche posto diciamo, non assegnato nella fase 0. Anche questa fase, diciamo, che segue le vecchie regole del testo unico, dunque l'articolo 399 della legge 297 del 94, saranno fatte secondo regole del 50% alle graduatorie di merito dei concorsi, sia quelli attuali se in vigore del 2012, nel caso in cui non fossero stati indetti i concorsi nel 2012, risalirebbero anche alle classi, alle concorsi precedenti, cioè quello del 2000, tanto per intenderci, del 99-2000. Queste due fasi sono fasi, diciamo, che non hanno creato scompensi nei precari, invece adesso si entra dal 28 di luglio, dove è aperta nelle istanze online del MIUR, la procedura per richiedere le altre due fasi dolenti, diciamo, che riguardano non poche unità, anzi riguarderebbero il 60% delle immissioni in ruolo. Basti pensare che sull'organico potenziato, cioè la fase C, ci sono 55.258 posti per le immissioni in ruolo. Poche ore è aperta nelle istanze online del MIUR la procedura per richiedere le altre due fasi dolenti, diciamo, che riguardano non poche unità, anzi riguarderebbero il 60% delle immissioni in ruolo. Basti pensare che sull'organico potenziato, cioè la fase C, ci sono 55.258 posti per le immissioni in ruolo. E questa fase C, ma anche la fase B, che andrebbe a dare tutti quei posti non assegnati nelle fasi precedenti, 0 ed A, sono purtroppo, ecco perché diciamo che stanno creando un certo sconcerto nel mondo dei precari su base nazionale. Questo, diciamo, è un vero e proprio terno al lotto delle emissioni dei precari per quanto riguarda fase B e fase C. In sostanza, che cosa, come funzioneranno queste due fasi, che tra l'altro derogano, cioè non sarà più con le vecchie regole dell'articolo 399 del testo 1, derogano dalle vecchie regole e subentrano le nuove regole. Dunque, chi entrerà in ruolo in queste fasi, fase B e fase C, su scala nazionale,
Innanzitutto non ci sarà più il 50% dei posti al concorso ordinario e il 50% dei posti alle graduatorie di esaurimento, ma sarà tutto un grande calderone che incrocerà punteggi dei docenti con le preferenze scritte. Dovranno i docenti in questa fase fare una domanda sulle stanze online dove elencheranno tutte le preferenze delle province italiane, 100 province. Non ci saranno le province di nuova istituzione, tipo la provincia di Olbia Tempio, tanto per fare un esempio, o la provincia di Monza Brianza, tanto per farne un altro, ma ci saranno le 100 province italiane. Questo crea sconcerto, crea timore nei docenti precari, uno sconcerto motivato, perché chi ha tanto atteso nella propria provincia per entrare nel ruolo molti anni con un precariato storico alle spalle rischia di vedersi così catapultato per un gioco di terno all'otto in altra provincia e magari anche in altra regione. Questo sta creando molti dubbi e molte perplessità nel mondo del precariato, tanto che molti docenti avrebbero anche deciso di rinunciare a presentare questa istanza per attendere anni successivi e anni migliori. Certamente è anche questo un rischio, perché oggi il ruolo è sicuro, del domani non c'è certezza, tanto per citare Lorenzo il Magnifico. Per cui personalmente ritengo di dare il consiglio più giusto nel fare l'istanza e stare alla dea bendata della fortuna, sperando che ci sia una sorte buona e proficua per tutti i precari d'Italia. In futuro ci saranno problemi di mobilità per questi docenti? Sì, effettivamente c'è anche un problema sulla mobilità futura di questi insegnanti che entreranno in ruolo così in maniera massiccia, perché coloro che entreranno in ruolo nella fase 0 e nella fase A, dunque con le vecchie regole riferite al testo unico, all'articolo 399 del testo unico, seguiranno mobilità straordinaria, entreranno in mobilità straordinaria. Invece coloro che entreranno nelle fasi B e C purtroppo entreranno con le nuove regole catapultati negli ambiti territoriali. Anche questa è una differenza di cui troppo poco si parla.